Candidatura strepitosa a Milano Cortina, la volontà di mettere assieme quello che di eccezionale ha Milano, una città metropolitana conosciuta a livello internazionale per la sua bellezza e la sua efficienza, e dall'altro Cortina, Dolomiti UNESCO, patrimonio dell'umanità, uno degli hub degli sport invernali più grandi del mondo. Ecco, questa sinergia, questa miscela esplosiva si dovrà tradurre in una vittoria, io spero, e nel portare a casa questa candidatura. Una candidatura che peraltro porta, se da un lato con Milano la dote dell'Expo, dall'altro con Cortina porta la dote dei mondiali di sci del 2021 che già sono attribuiti a Cortina, e 2021 però significa nuove infrastrutture sciistiche che abbiamo realizzato e stiamo realizzando, oltre 242 milioni di euro di investimenti, ma anche la volontà di valorizzare tutto quello che è il patrimonio dell'umanità, ovvero le nostre Dolomiti. In tutto questo contesto una grande sinergia tra i diversi interlocutori istituzionali, a partire dal governo, per arrivare alle due regioni, la mia regione, la regione del Veneto e la regione Lombardia con Attilio Fontana, e poi Beppe Sala come sindaco di Milano e Giampiero Ghedina come sindaco di Cortina. Ma non è tutto qui, perché poi abbiamo anche un territorio che ci sostiene. Da noi non c'è nessun sbandamento, nessun ripensamento, ma la volontà di portare a casa queste Olimpiadi. E allora siamo pronti per affrontare questa nuova sfida, che consideriamo assolutamente una sfida assolutamente da affrontare, ma dico anche che per noi il 2026 sarebbe anche un anno di un anniversario unico, i 70 anni dalle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956, che sono state le prime Olimpiadi invernali in Italia. Detto questo, dico solo che possiamo lavorare tutti pancia a terra, e come dico io, da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada.